Invito tutti voi. Voglio vedere tutti voi con le mani incrociate e portarle sulla fronte. Stringete bene le vostre mani e portarle sulla fronte. Grazie a tutti, tutti, tutti. Grazie, 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 grazie. Stringeteli bene. Ancora. Stringete bene le vostre mani. Ascoltatemi attentamente. Ascoltatemi attentamente. Stringete bene le vostre mani. Le vostre mani si legano. Si legano sempre di più. Si saldano. Si saldano sempre di più. Si legano sempre di più. Io conterò da 1 fino a 3. Al numero 3, chi sentirà le sue legate, le lasci legate. Di non sforzarle, penserò io a slegarle. Si saldano sempre di più. Si legano sempre di più. Si saldano sempre di più. 2. Saldano sempre di più. Si saldano sempre di più. Ripeto per l'ultima volta. Chi sentirà le sue legate, le lasci legate. Penserò io a slegarle. E la persona accanto di non disturbare. Si saldano sempre di più. Si legano sempre di più. 3. E adesso chi sente le mani legate di alzarsi dal posto. Chi sente le mani legate di alzarsi dal posto. Chi sente le mani legate. Chi sente le mani legate. Non sforzarli, eh. Venga, 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 venga. Chi ha le mani legate, per piacere. Ecco. Venga. Avvicinatevi, per piacere, avvicinatevi. Voglio vedere il piscina qui a me. Chi ha le mani legate, siete qua. Diago, puoi venire, eh? Dove sei, Diago? Dove sei? Dov'è, Diago? Che ha paura? Dov'è? Dov'è? Eccomi. Ah, per lui. Ma io ti lascio dov'eri? Solo. Dov'eri? Ti lascio solo. Allora, è tua. No, 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 fammi l'assistente. Fai Giuseppe, vieni qua. Come Giuseppe? Vieni qua. Che devo fare? Allora, vedi? È un colpo d'occhio, mica male. Questo è situazionismo televisivo. Allora, la verità, come sente le sue mani? Io le sento veramente legate. Lei? Vero. Incollate. Incollate. Incredibile. È gigante. Come ti chiami? Samuele. Come senti le mani? È come se non stessi sforzando. Ma mi state prendendo in giro? È tutto legato. No, 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 infatti, vedi. No, anche perché che ha me ne accorgo io. Ecco perché sto facendo il giro così. Ma perché Samu non partecipa? Non sono si le... Ah, attenzione. Mica si devono legare tutte le mani, anche le altre persone sono là. Con chi vuoi parlare? Con chi vuoi? Parla con qualcuno. Vorrei che parlassi con Rosa, però ti lascio da solo. No, no, no. Ah, tu okay. Devi stare qua, tu fai il mio assistente. Ok, va bene. Rosa, cosa senti? Sento davvero legata. Ma legate. Questo legame delle mani cosa ti provoca? Forse è un po' di tensione. Va bene, fa bene. Guardami, io tocco le tue mani e si segano. Come andiamo? Sento come una forza. Che c'è? Che è successo? Eh? Attenzione, Rosa non si è sentito cosa ha detto perché non aveva. Rosa ha il microfono, no. Dicevi? Dicevo che sento un po' di tensione. Oh no, Gioia, guarda, io ti tocco, ti accarezzo le mani e si slegano. Guarda com'è facile. Vedi? Perfetto. Beh, ma si sono slegate con semplicità? Sì, o... con semplicità. Con semplicità. Senti, facciamo tutti insieme perché altrimenti stiamo... Beh, direi. Come va? Mi sento le mani un po' incollate. Un po' non si possono staccare. No, io non riesco. Non ci riesci. Ma sei... Signora, lei, parliamo con la signora anche. Incastrate davvero, Pigi. E lei, signora, che mi dà una grande fiducia, incastrate. Come va? Io proprio non ce la faccio, no. Neanche a muovere le braccia. E allora? È vero. Ma vi siete messi d'accordo? No. Tiago! No. Tiago, ma perché tu non prendeva l'ipnosi mia? No. Ma tu pensi che Mara Venier mi teneva affatto 10 volte Domenica Inn con Mara prendevamo in giro le persone? No! E allora? Però
immagino che negli studi di Domenica Inn queste cose possano accadere, perché è Domenica Inn, ha un, come dire, un potere incredibile. Non c'entra niente il potere. E invece questo potere tu riesci ad applicarlo anche a Bellamà. Certo. Ma è vero quello che mi stai raccontando? Maddalena? Guarda, non ci staccano, ti sto provando. Pigliucci? Io non ci credevo, ma è vero, è vero. Mariella? A me viene anche sonno. Non potete applaudire. Come si chiama? Mariella. Mi viene sonno. Mariella? Eh no, però non me la fa svenire in studio, eh. Perché? Che succede? Che ne so, gli sta venendo sonno. No, no. Tranquilla. Allora, io tac... No, 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 che non abbiamo tempo adesso. Ascoltami, io tocco e si svegliano. Hai visto? Mariella, ma dove stavi con la testa? Stavo pensando alla mia nonna. Ah, bello. Veramente, mi trovavo come in un altro mondo. Grazie, Giucas. Ma figurati, è stato un piacere. Grazie, è stato bellissimo. Allora, voi siete... Io sono senza parole, Enzo. Guarda, io... Più che le mani è un blocco muscolare delle braccia. E non può staccarle. Non posso staccarle. Allora guardate che faccio adesso. Quanto tempo abbiamo? Vai, vai, fai quello che vuoi. Io conterò da 1 fino a 3. Pure Restucci, aspetta un attimo, prima di contare fino a 3. Aspetta un attimo, fammi salire qua che è fantastica sta. Restucci, in che stato sei? È vero! È un'ansia, cioè non si slega. Non si slega, cioè prova, non si slega. Ma scusa, lo lasciamo così? No! Non posso manco scendere con le mani legate. Allora, attenzione! Che puoi fare? Attenzione! Giucas, fai quello che vuoi. Ancora? Certo. Vogliamo slegarli? Sì, sì. Chi è la Rossini? Maria Luisa. Che sciolgono? Ora vengo. Ora vengo. Sì. Ah, io vi dico la verità, telespettatori. Io Casella non lo conoscevo, se non in alcune occasioni private. L'ho visto in TV come voi. È la prima volta che lo vedo dal vivo realizzare questa sorta di... Allora, io conterò da 1 fino a 3 e al numero 3 le vostre mani si slegheranno. Aspetta, lasciamogli... 1! No, come? No, vai. Vuoi una persona legata ancora? Non ho capito. Fai tu. Allora, ascoltatemi attentamente, io conterò da 1 fino a 3. Al numero 3 le vostre mani si slegheranno. 1, 2, 3, slegatele! Ma, no, Giucas! Maddalena! Non ci riesco! Come non ci riesci? Guarda! Sì, non ti preoccupare, Sto facendo anche forza! Tranquilla. Questo è come il parroco che è rimasto con le legate a casa. Non ci riesco! Stop, sì, tranquilla! Sì. Aspetta! Sì. Stefania! Guarda! Sono uscita. Ma ragazzi, devo sforzare. Che cosa hai sentito? Ma io stavo così, cercavo di aprire le dita per aprirmi e non ci riuscivo. Ma questo esercizio, sì. Che cosa prova? Cosa serve? Serve per prendere i soggetti recettivi per portarli in ipnosi. E sono quelli forti, quelli che non rimangono mai legati. Tante volte, a me non ci sono riuscito. No, perché in quel momento non c'era feeling tra me e il soggetto. E come mai Maddalena è rimasta così? Mi sto preoccupando. Non ti preoccupare, adesso ci penso io. Ma io voglio capire molto bene. Sì. Maddalena, che sensazione provi in questo momento? Non riesco a sciogliere. Stai tranquilla, parli con me. Le dita non si possono staccare. Strette le une sulle altre, non riesco a staccarle. È una sensazione che hai mai provato, ma è... Non pensi che sia una suggestione? Ma io non ci avevo mai creduto. L'ipnosi non è suggestione. Ma io non ci avevo mai creduto a questa cosa. Infatti l'ho fatto convinto, ho detto, ma figurati. Però ti vedo che rispondi tranquillamente. No, certo. Ma sono vigile, non è che se sono. È solo, sono no, solo le allora, mani. Chi va in ipnosi è una persona forte, non debole, al contrario. Molti pensano, mi ha legato le mani, sono debole. No.
perché si è, hanno dato loro, hanno avuto fiducia in me, le mani sono legate completamente e si slegheranno solamente quando lo dico io. Attenzione allora, io adesso devo andare in pubblicità. Allora, devo andare in pubblicità. No, non mi lasciare così. E ti lascio così, sì. Perché? Andiamo in pubblicità. Perché? Andiamo in pubblicità. Andiamo in pubblicità. O vuoi essere slegata? Slegata anche no, le braccia. Slegata, le braccia va. Sono stanche di star così. Ma io devo andare in pubblicità. Pubblicità! Aspetta! No, pubblicità, pubblicità. Non tra poco. Con te. Pubblicità! Con me no, pubblicità. No, no. Ora. Io non credo ai miei occhi, vi dico la verità, ero molto diffidente, ma dalle affermazioni che ho sentito da parte dei concorrenti opinionisti sembra che questo esercizio di ipnosi sia non solo riuscito, ma Maddalena non riesce a slegare le mani. E non riesco a slegarci, e continua a non crederci, è assurdo. È incredibile, gli dicevo perché è un soggetto molto forte, ha ceduto alla sua volontà ed è rimasto le mani legate. È un soggetto straordinario ed è positivo perché è forte. La vogliamo slegare però adesso, certo. Anche perché c'ho le braccia che mi fanno proprio male, sono stanca. Allora, rilassati. Non mi devi guardare, rilassati. Perché io tocco le tue mani. Io tocco le tue mani e si slegano. Guardami. È stata un po' lenta la cosa, non è stata di botto, piano piano. Che lenta? Che cosa ti ha provocato? Cosa? Che sensazioni hai vissuto? Mentre lo facevo ero arrabbiata. Arrabbiata? Eh sì, ero arrabbiata perché mi stava succedendo una cosa che io non avevo mai, a cui non avevo mai creduto, che non pensavo che mi sarebbe mai accaduto, eccetera, eccetera. Ma io vedo con la coda dell'occhio, Maddalena, sì. Siediti pure. Stefania, ti vedo provatissima. Ma sì, non mi aspettavo una cosa del genere, io non ci ho mai creduto a queste cose, sinceramente. Beh, cioè, ma adesso, poi io da casa vedevo lui, una volta mi ricordo ho pure provato, ma proprio non è successo assolutamente niente, quindi proprio non ci credevo proprio, neanche mi volevo alzare dalla sedia, dico vabbè ma tanto mo le aprono le mani e via. Questa è la generazione boomer, voglio sentire.